Ciao, benvenuto ad un nuovo appuntamento con le pillole didattiche. Oggi affrontiamo un argomento veramente fondamentale per qualsiasi chitarrista. Cercheremo di imparare ad accordare la chitarra ad orecchio. Cosa serve sapere per affrontare questa video lezione al meglio? Sicuramente, come sempre, bisogna avere una buona conoscenza del sistema temperato e quindi della successione dei 12 semitoni del nostro sistema musicale. In più, non sarebbe male avere una buona conoscenza degli intervalli, nello specifico dell'intervallo d'unisono, di quarta giusta e di quinta giusta. Se hai dei dubbi a riguardo, ti consiglio di dare uno sguardo fra i link in descrizione al mio libro di teoria musicale per chitarristi. Tanto per cominciare, chiariamo che una chitarra può essere tranquillamente accordata con un accordatore. Un accordatore è uno strumento elettronico di cui ne esistono vari tipi, cioè quello da tavolo, più classico, quello a pedale, quello a clip, che si attacca alla paletta della chitarra e invece di ascoltare il suono percepisce le vibrazioni, oppure sugli smartphone ci sono tantissime app che si possono scaricare e che sfruttano il microfono del telefono. Perché allora, vista la disponibilità di tutti questi apparecchi, è comunque importante imparare ad accordare la chitarra ad orecchio? Sicuramente perché fidarsi di una macchina è bene, ma fidarsi del proprio orecchio è sempre meglio. Sia perché potrà sempre capitare l'occasione in cui non si ha a disposizione un accordatore elettronico e quindi saperlo fare ad orecchio ci eviterà di fare brutte figure. Prima di cominciare a descrivervi questi metodi, vorrei chiarire che entrambi i metodi presuppongono che almeno una delle corde sia accordata correttamente, in modo da poter fare da riferimento per tutte le altre. Come si fa a essere certi che una corda almeno sia accordata bene? La si accorda con uno strumento certamente accordato, per esempio un pianoforte o un'altra chitarra che si sa essere accordata. Qualora questa cosa non sia possibile, è comunque possibile accordare tutte le corde riferendosi ad una in particolare. In questo modo non avremo la chitarra accordata in maniera universale, ma avremo un'accordatura relativa allo strumento stesso comunque corretta. Il primo metodo che vi voglio insegnare è quello che sfrutta l'intervallo d'unisono. L'intervallo d'unisono, ricordo, è quello fra due note esattamente alla stessa altezza. Infatti, fra due corde adiacenti riusciamo a generare un intervallo d'unisono premendo una corda nel quinto tasto, per esempio la sesta, e poi quella successiva più acuta al capotasto. In questo modo due corde produrranno esattamente la stessa nota, esattamente lo stesso suono. L'intervallo d'unisono è un intervallo che non genera nessun tipo di interferenza, nessun tipo di battimento sonoro. Il battimento sonoro è quel fenomeno che si verifica quando si suonano due note le cui frequenze sono molto vicine ma non uguali. Ed è esattamente quello che si verifica quando una delle corde, per esempio, è scordata. Ora, immaginiamo che la mia quinta corda sia accordata e la sesta no. Adesso la scordo. A questo punto, suonando la sesta corda al quinto tasto e la quinta al capotasto, sentirò uno sgradevole battimento sonoro che posso individuare in questa specie di interferenza, di vibrazione. Bene, adesso andando a compensare la tensione della sesta corda per raggiungere l'intonazione corretta, sentirò questo battimento sonoro rallentare fino a fermarsi del tutto. Sentite che è un po' rallentato, ma c'è ancora. Molto rallentato, ma c'è ancora. Ci siamo quasi. Ok, ci siamo. Come potete sentire, adesso le due note stanno producendo lo stesso suono e il battimento sonoro è quasi completamente scomparso. Questo metodo può essere applicato a tutte le coppie di corde. Infatti, se io premo la quinta corda, nel quinto tasto produco lo stesso suono che ho suonando la quarta al capotasto. Anche fra la quarta e la terza. Fra la terza e la seconda no, dovete ricordarvi che bisogna premere la terza corda nel quarto tasto per riprodurre la stessa nota che la seconda corda produce al capotasto. Ok? E poi fra seconda e prima corda si ritorna al quinto tasto. Quindi, come sentite, quando producete un intervallo d'unisono non sentite nessun battimento sonoro. Quando sentite un battimento sonoro vuol dire che una delle due corde è scordata e quindi dovete compensare l'accordatura. Un piccolo consiglio, cercate sempre di accordare la corda scordata salendo di intonazione e quindi tirando la corda verso l'alto. Questo perché, facendo l'operazione inversa, quando la corda è
più alta dell'intonazione corretta, si lascia la meccanica in azione discendente. E questa cosa potrebbe lasciare quel minimo di tolleranza che poi, suonando, potrebbe far scordare la corda. Se io invece traziono la corda, per farla diventare corretta, questo fenomeno non dovrebbe verificarsi. Qual è il vantaggio di questo metodo? L'intervallo d'unisono è abbastanza semplice da riconoscere. Lo svantaggio invece è che è un po' scomodo far suonare le corde e contemporaneamente girare le meccaniche. Devo o scavallare con l'altro braccio la mano sinistra, oppure devo interrompermi ogni volta, cioè devo suonare, controllare e poi girare. Il secondo metodo infatti sfrutta un altro intervallo che non produce battimento sonoro. Tale intervallo è l'intervallo di quarta giusta o di quinta giusta, in base al verso ascendente o discendente in cui lo si guarda. Quarta giusta e quinta giusta sono l'uno l'inverso dell'altro. Facciamo un esempio. La sesta corda produce un mi e la quinta corda produce un la più acuto. In questa direzione è un intervallo di quarta giusta ascendente. Al contrario, quindi la, mi, è un intervallo di quinta giusta discendente. In entrambi i casi comunque questo intervallo non produce battimento sonoro. Possiamo sentirlo per esempio fra la quinta e la quarta corda. Come sentite, non c'è nessun tipo di interferenza. A questo punto, se io dovessi verificare un battimento sonoro, vorrebbe dire che una corda è scordata. Scorderò appositamente la quarta corda, scendendo un po'. Adesso dovreste sentire un forte battimento sonoro. Abbastanza sgradevole. Ora cosa posso fare? Posso continuare a suonare queste due corde e mentre suono compenso la tensione della quarta corda, ascoltando il battimento sonoro rallentare fino a fermarsi del tutto. Perfetto, si è fermato e quindi le corde sono adesso di nuovo accordate. Questo metodo di nuovo lo si può utilizzare fra tutte le coppie di corde tranne che fra la terza e la seconda. Tra la terza e la seconda corda non c'è lo stesso intervallo che c'è fra le altre corde, quindi questo metodo non possiamo utilizzarlo. Possiamo utilizzare però il primo. Chiaramente all'inizio è lecito avere qualche difficoltà nel riconoscere ed interpretare questo tipo di intervalli. Tuttavia è solo una questione di allenamento. Allenandosi ci si abituerà assolutamente ad accordare la chitarra in questa maniera. Come sempre, spero di essere stato chiaro e di non essermi dilungato troppo. Date uno sguardo ai link in descrizione per approfondimenti vari su questo ed altri temi riguardanti la chitarra. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche quando verranno pubblicati dei nuovi video. Vi aspetto al prossimo appuntamento con le pillole didattiche.